ancora nel periodo di Halloween, ancora sono a fare video, ne sto approfittando in questi giorni perché riesco un po' di tempo. Come vi avevo promesso, vi avrei fatto dei video a sé stanti per quanto riguarda l'unboxing dei due mazzi di un piccolo mazzo di tarocchi di Marsiglia. Vedete che carino, piccolo piccolo, da viaggio, da borsa, da portare sempre con sé. E poi ho preso questo qui, lo scrigno degli oracoli che ho messo qui. Vi ho preparato l'altarino di Halloween. E adesso andiamo a vedere. Vedete già la scatolina? Questo l'ho preso in libreria, non l'ho preso online, l'ho preso in libreria. C'era lo sconto del 20, come vi dicevo già in un altro video, alla fine. Cioè su Amazon costa, cioè su internet, non ricordo se su Amazon, senza lo sconto costa quanto l'ho pagato io con lo sconto del 20. Quindi credo che in libreria c'era scritto 22 con lo sconto del 20, però su internet lo trovate a 20. Quindi per dire, lo sconto era un po' fasullo. Adesso andiamo ad aprirlo. Comunque l'imballaggio era buono. Allora, questi tarocchi, io vi dicevo, quando io compro dei mazzi, mi devo, anche se mi piacciono, mi devo sentire proprio chiamata, cioè dallo scaffale io devo vedere proprio come se il mazzo mi stia dicendo: ehi, sono qui! Allora, questi li vediamo dopo in un altro video. Ah, ecco. Oh, che carino, vedete? È calamitato. Ah, ecco, e giustamente, siccome si chiama lo scrigno degli oracoli, si apre così. Io ho la solita maldestra. Allora, gli autori sono Fabio Nocentini e Massimo Alfaioli, lo scrigno degli oracoli. Si apre così. E poi si sfilano. Allora, la caratteristica di questi oracoli, adesso ve lo faccio vedere, è che, ah, vedete che carino, c'è questo po' di libricino dentro in bianco e nero, approfondire un argomento. Allora, questi sono tre mazzi insieme, cioè dentro c'è l'oracolo dei gatti, poi c'è Sono tre mazzi insieme. Allora, visto così ne sembra uno solo. Dentro ci sono complessivamente 78 carte, però ci sono tre mazzi distinti: le 28 carte delle streghe, le 26 carte dei gatti, 26 carte degli dèi. Ecco perché, questo io l'ho scoperto dopo, però era come se mi chiamasse. Fatemi sapere se vi piace questa postazione, come l'ho organizzata. Eccoci qua, mamma mia, quanto mi piacciono! Mi sono un po' emozionata perché quando mi piace tantissimo un mazzo, io poi so che poi ci andrò ad interloquire, andrò a fare dei lavori con questi mazzi, non farò soltanto le stese, le letture, io li uso anche per fare la ritualistica. Mi piace veramente tanto, sono felicissima di averlo comprato. La prima cosa che mi sento di dirvi. Quando potete, fatevi dei regali, soprattutto se siete esperti in questa materia, ma anche semplici appassionati, imparerete a riconoscere quando proprio un mazzo o anche un libro, un oggetto vi sta chiamando, è proprio il potere che hanno gli oggetti. Allora, come vi dicevo, non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, le 78 carte sono poi divise in tre mazzi. Queste sono le carte degli dèi, queste sono le carte della strega, queste sono le carte dei gatti. Adesso ne andiamo a vedere un po'. Allora, per quanto riguarda la carta, è veramente buona. Sono veramente contenta, contenta, contenta di aver scelto, no, scelto proprio di essere stata chiamata da questo mazzo. Allora, la consistenza della carta è veramente buona, 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 buona. È opaca, non è lucida, come
Questa è la parte di dietro e qui stiamo parlando di quelli degli dei. La tipologia della carta, vedete, i colori sono anche abbastanza tenui, delicati. Sono oracoli questi, sono tutti oracoli, quindi ve ne faccio vedere qualcuno. Il mercato, gli scambi, quindi si parla, non lo so, di azioni, di affari, il magistrato, la giustizia, quindi affari legali, la salute. La separazione, vedete come parlano questi qua. È carino fare le stese sia con i singoli mazzi e sia farli tutti insieme. La trasformazione. Ve ne faccio vedere qualcuno. L'immaginazione. Questi poi servono, si usano anche per fare, come faccio io, lo sapete, la lotta. Come faccio io? Magari faccio una stesa di tarocchi e poi tiro gli oracoli o viceversa. Vedo prima la situazione generale con gli oracoli, per esempio ne tiro tre e vedo che c'è la protezione, l'abbondanza e il potere e già mi fa capire insomma che è una stesa positiva. Allora, questi qui sono, abbiamo detto, questi sono quelli degli dèi. Vedete anche il retro. Carini, 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 belli, veramente belli, sono contentissima. Queste le streghe, vedete adesso la tematica come diventa più. Vedete che belli? Questi qui sono quelli della strega, delle streghe. Ottima, ottima qualità della carta. Sono abbastanza grandi. Vedete quanto sono grandi? A me piacciono, chiaramente, poi questi invece sono piccolini. Quanto sono belli! Vedete questi? Il sentiero. Vi faccio vedere una carta. Ve ne faccio vedere qualcuna. Gli sposi. Qui i colori sono un pochettino più forti, vedete la differenza? Questi sono più tenui, vedete? Invece questi qui sono più carichi a seconda del mazzo, però lo stile è simile. Il dispiacere. Poi sono molto pratiche, vedete, l'allegria. Ve ne faccio vedere qualcuna. Il viaggio. Molto pratiche, parlano la povertà. Il fanciullo, quindi magari qui si parla di un, se chiedete di un qualcuno, vi viene fuori una figura. La sventura, questa ricorda un po' la torre. Oh, ma dietro sono bellissime. Il corteggiamento. Ma io non le sto facendo vedere tutte, quindi non sono poche. Ricordatevi, sono 78. Il desiderio. Il messaggio, vedete come parlano? Sono proprio belle. Poi questi colori. Piacciono tantissimo. Piacciono anche dietro, com'è? Dietro c'è un cuore trafitto, sembra il 3 di spade, la carta dei tarocchi è il 3 di spade con tutte queste rose, i corvi, la ricchezza. Bellissima questa carta, ve la faccio vedere meglio. Vedete che bella? Che bella, mi piace tanto. La strega, eccola qua, la carta clou. La congrega, quindi io penso che le userò, ma stasera io mi farò per me stessa, mi farò qualche stesa separata prima, però voglio prendere dimestichezza prima così. Allora, questo è il mazzo della strega, delle streghe, della strega o delle streghe? Delle streghe, dice qua. Delle streghe, degli dei, vedete come sono belli? Invece questo qui ultimo è quello dei gatti. Animali magici, vedete c'è la mandragora. Ah no, che cos'è? Uno scarabeo. Ci sono dei fiori. I colori sono veramente belli, 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 belli. Mamma mia, quanto sono belle queste carte. Mamma mia, mi sono innamorata. Come devo fare? Andiamole a vedere. Sono sempre. Oh, che carino. Il benessere. Queste sono ancora più vivaci, colorate, l'indipendenza.
un regalone, il dono. Mentre ho detto il regalone, è uscita la carta del dono. Pensate un po', un regalone bellissimo. Il relax. Ah, lascerò un'ottima recensione. Ma questo non è un video in collaborazione, eh? Questi li ho pagati io, li ho comprati io, non me li hanno regalati. Però ci tengo a lasciare un'ottima recensione perché sono bellissimi. La fuga, il nutrimento, il gioco. Quanto sono belle. L'unione. Che carina! Guardate quanto è bella! Ma io me la metterei così a farci un quadretto. Questa qua è troppo carina. La pratica. Il conflitto. Cioè, vedete, voi fate una domanda. Dite, ma come andrà con quella persona? Mi esce per dire, per giocare adesso. Il conflitto, l'ira, vedete? Se vi chiedete fra voi un'altra persona è la cura di sé, allora per dire come sono facili anche da interpretare. Se mi esce il conflitto, l'ira e la cura di sé, io direi, vi direi subito, dico guarda, solo per queste tre carte è molto semplice da interpretare, lascia perdere questa persona perché ci vai a litigare, c'è molta rabbia. E prenditi cura di te, cioè staccati da questa situazione contro questa persona qui e prenditi cura di te. Cioè, sono anche molto eloquenti, molto facili da interpretare. L'accoglienza, questa l'avevamo vista prima. Allora, ecco qui, come avevo promesso, vi ho fatto vedere questo mazzo qui. Sono rimasta non contenta di più, veramente bello, 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 bello. Adesso c'è proprio. Sono contentissima, bellissimo. Ottimo, ottimo mazzo, ma veramente mi ha chiamato. Era come per dire: che fai, mi lasci qua? Tutta tu, che fai, mi lasci qua? Sono veramente felice di averlo preso. Ho un po' rimandato perché non volevo fare un unboxing così tanto per fare. Poi ho avuto un po' di cose da fare anche questi giorni qua. E quindi ho detto: mi devo prendere un momento proprio come di scartare un regalo perché avete visto, l'ho aperto davanti a voi. Adesso vi vado a fare il video di questo qui, dei tarocchini di Marsiglia, quelli piccolini, però dopo mi voglio andare a fare qualche stesa e se riesco ve la faccio anche a voi. Quindi ricapitolando, 78 carte, lo scrigno degli oracoli, veramente mi è piaciuto tantissimo. Vi faccio l'ultima ripresa complessiva, avete visto che si apre di così. Le carte si infilano qui. C'è poi, ecco, questo ho detto poco, c'è un libricino anche abbastanza spesso. Vedete, scusate, c'è una mano impegnata. Qui parla anche di chakra. Ah, ecco, vi fa vedere la tipologia di stese. Il responso. Ecco, poi vi ho fatto vedere, c'è la divisione, la spiegazione per ogni carta, la vedete per esempio, la maschera, la carta della maschera, ogni pagina, la fedeltà. È un bel libricino, non è di quelli minuscoli, 132 pagine, cioè no, di più, quante pagine? Sono quasi 100, sono 182, 180 pagine. Un bel libricino che vi va a spiegare poi sia la tipologia delle stesure che potete fare e sia poi carta per carta i tre mazzi. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento adesso, fra qualche minuto, perché vado subito a girare l'altro video. Vi ricordo, iscrivetevi al canale in modo tale che arrivati a 1000 iscritti io potrò fare le live con voi e quando facciamo le live è molto bello perché possiamo interagire in diretta. Io vi abbraccio, mettete un like al video, commentate, mi fa piacere e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!